Giuseppe Pellizza, figlio di piccoli proprietari terrieri, nasce nel 1868 a Volpedo, sulle estreme propaggini collinari del Piemonte occidentale, allo sbocco in pianura del torrente Curone. È legatissimo alla sua terra ricca di vigne e frutteti e al paesaggio, percorso da sentieri costeggiati da arbusti e rive di torrenti, l'orizzonte aperto su colline e catene montuose. Pellizza ultima il ponte, capolavoro della sua pittura, nel 1906, un anno prima della morte. Sulla tela di notevoli dimensioni, la composizione è ritmata dalla struttura del ponte, che nelle parole del pittore si fa simbolo dell'attuale architettura legislativa sociale, che sostiene chi ha e schiaccia chi non ha, ma anche metafora più alta dell'unione di due opposte sponde. La tecnica divisionista esalta la percezione della luminosità naturale.